di orgoglio di essere arrivato a Cava con un gruppo di collaboratori validissimi. Io sono una persona di poche parole, proverò con tutto me stesso e con la forza dei miei collaboratori a regalare un sogno a questa città, che lo merita da tempo, e noi ce la metteremo tutta. Il nostro motto sarà lavorare, il verbo da coniugare, lavorare, cercando di offrire un gioco spettacolare che faccia crescere nei vostri cuori la passione che da sempre vi contraddistingue, e quindi vorremmo essere orgogliosi di voi alla fine del campionato prossimo. Avere un'autostima tale da poter dire con determinazione che si può fare insieme. È normale che per vincere un campionato bisogna confrontarci con altre forze, ma noi prepareremo un obiettivo alla nostra squadra un po' come dicono i saggi cinesi: cercheremo di mangiare l'elefante pezzo dopo pezzo. Quindi io, più che l'obiettivo finale, è un obiettivo domenicale. Tutte le scelte che stiamo operando, l'ho detto prima, sono fatti in comune accordo con la società. Il Presidente ha chiarito da subito quali erano i suoi obiettivi e l'ha ribadito a tutti voi, e la Cavese deve essere vincente l'anno prossimo, dovrà cercare la Lega Pro. Ha anche detto che bisogna dare un occhio al bilancio, e io, ritenendomi un aziendalista, credo che insieme stiamo costruendo un gruppo che ha sì dell'esperienza, ma ci sono anche tanti giovani che potranno fare a caso della Cavese nel futuro. Quindi io vedo in questa squadra notevole prospettive anche di futuro, quindi vedo una squadra fatta anche di programmazione. Credo che, ecco, disegnare già adesso una possibile formazione fa venire meno anche un po' l'aspetto motivazionale, quindi quello di guadagnarsi il posto in squadra, soprattutto per i più giovani. Credo che sia una regola giusta anche per gli adulti, in verità, per gli over. Sì, io so dove collocarmi sostanzialmente, però le ripeto, vorrei avere un ventaglio di possibilità per poter dare a tutti la stessa possibilità di mettersi in evidenza e quindi di avere una contrapposizione per poter giocare.